quartiere a casa con te. Non ho voglia di uscire, fuori c'è casino, non si parcheggia. Senti, facciamo una cosa. Rimaniamo a casa, ci guardiamo un bel film, ci facciamo portare una pizza. Oppure potrei farti un bel massaggio hot stone. Dovrei avere il sacchetto delle pietre da qualche parte in macchina. Sai, a volte mi chiedo che cosa sarebbe successo se avessi conosciuto quella Nikita 86. Ah, ma sei ancora in tempo, è ancora attiva in chat. Sì, comunque mi ha dato fastidio che non mi abbia risposto. Beh, come avrebbe potuto risponderti se non ha mai ricevuto i tuoi messaggi? Eh? Sì. Allora vuol dire che mi hai disattivato? Sì, ho bloccato il tuo profilo rispetto al suo nick e sai perché? Ti ho odiato dal primo momento che ti ho visto entrare, ma era una sensazione così forte che io dovevo essere la prima. Ho capito. Ed è nata una storia d'amore che ha commosso tutti i lavoratori e gli utenti della chat Speedy Friend. Manca solo l'ultimo atto. Cara, vuoi diventare mia moglie? Si fa tardi, non mi piace arrivare per ultima. No, adesso ti fermi un attimo e mi stai ad ascoltare. Non puoi far finta di nulla dopo quello che ti ho detto. Ma non ho sentito, spiegatela così. Carla, tutti quelli che si amano, prima o poi si sposano. Perché? Perché è naturale, semplice, fantastico. Io voglio una famiglia con te. Voglio invecchiare con te. Ho un'idea. Facciamoci solo il viaggio di nozze. Quasi quasi lunedì vado in agenzia e mi faccio dare i cataloghi. In questo periodo ci sono dei last minute che sono una cosa... Ma smettila! Ascolta, mi sembra di vederti su un treno, no? Questo treno che corre veloce verso la città. E tu, testarda, lo percorri a ritroso, convincendoti di poter tornare in campagna. Senti, non complichiamoci sempre la vita. Andiamo a questa festa che non mi piace arrivare per ultima. Potevamo rimanere a casa da soli. E poi io, tutti questi utenti della chat, non li conosco neppure, pure questa tua amica qua. Ah, ma lei non chatta. Ed è una ragazza che mi ha insegnato a guardare il mondo da un altro punto di vista. È una strizza cervello. Luce è una persona fuori dall'ordinario. Luce? Oh, molto piacere. Io sono Gas e vi sarò per sempre in bolletta. Amore, sei dotato di una sottile ironia, ma così sottile come mi pare inesistente. Pronto? Ricky, ciao grande, com'è? No, parla pure, sono qui a casa di Carla. Quando? Stasera? No. No, Ricky, stasera non posso. Senti, allora, è una partita di calcetto. Fate un bel 4 contro 4 senza portieri, come fa... Ricky! Sì, ciao, sì. Sì, sono la ragazza di Prodi, Carla, sì. Già, è vero. No, non ci siamo mai incontrati, ma d'altronde se continui a girare dalle 2 di notte in poi nei bar, è difficile che ci... No, ma non è che per carità, va benissimo. No. Questa sera, guarda, io e il mio tato andiamo a una festa alla quale ci teniamo tantissimo. E siccome le tue partite calcetto finiscono tardi, ti consiglio di cercare qualcun altro. No, non sono arrabbiata, figurati. Sono letteralmente incazzata con te e con tutti quei maschietti che non fate altro che gironzolare nei pub del quadrilatero in fila come tanti anatroccoli! Passa una buona serata, Ricky. Da quando ti sei messo a collezionare amici Badola? Una sera di queste faccio una cena a casa mia, così magari te lo presento. Sarà stupendo e farò di tutto per non esserci, però. Ma chi lo sa? Ma magari un giorno, chi ne so, potrebbe anche diventare nostro testimone di nozze. Quel giorno ci sarà un testimone, ma sarai tu e di un omicidio! Carla, no! Aspettami, Carla! Sì, Ricky, ciao. No, senti, devo andare a questa festa. Senti, non conosco nessuno, neppure che mi ha invitato. Guarda, è una tipa che si chiama Luce. Luce fa un party al buio, bella. Come? No, non posso passare dopo perché dovrò accompagnare a casa Carla. No, senti, Ricky, la conoscerai la prossima volta, ecco. Sì, senti, avrà il suo carattere, però secondo me se la prendi per il suo verso, è un pezzo di pane.
ci sono! Scusa, Vicky, è finita la rotaia. Peperina, Luca è un bravo ragazzo, ma è un bradipo. Che cosa ti aspettavi da uno come lui? Lo sapevi fin dall'inizio che non avevate punti in comune. Senti, ero incinta, avevo 18 anni e non avevo un lavoro. Che cosa avrei dovuto fare secondo te? Senti, cucciola, lasciala fuori da queste cose, è piccola. Io voglio ancora bene a papà, ma lui non ne vuole più a me. Eh sì, certo, lui dice la stessa cosa di te. Ah, e da quando la mia cara sorellina si frequenta con il mio ex marito? Mi ha offerto un caffè l'altro giorno, è ancora molto innamorato, soffre molto. Ma non credere a quello che ti dice, Pivellina, è soltanto un trucco per riavvicinarmi. Senti, cucciola, se papà ti chiede dove sono andata, digli che sono a una festa da una mia amica, che ci sono tanti altri suoi amici, che la mamma si è truccata per ore, che passò tantissimo tempo al telefono e le serate al computer. Ma mamma, non so se mi ricorda tutto. Ma se mai ti vedesse sull'homepage della chat, quel ragazzo morirebbe di crepacuore. Sei crudele, Angela. Ma sono o non sono Nikita 86? Dammi un 5. Oh no, mi rovini le unghie. Guarda che tutto può ancora cambiare. Una sera di queste bussa alla tua porta e te lo ritrovi davanti con una bottiglia di champagne. Luca è imprevedibile. No, si vede che tu Luca non lo conosci proprio. Lui non comprerebbe mai dello champagne. Al massimo il Berlucchi, ma solo se lo trova in offerta al market. Ma lui vorrebbe parlarti. Potresti accontentarlo. Avete una creatura da far crescere, lo sai che per i bambini la separazione dai genitori è un trauma. Santo cielo, parli già come la mamma, che sta col papà da 40 anni cercando di sopportarlo da almeno 39. Ma io non faccio quella fine, sai? Guarda, non hai ancora capito che non basta condividere un tetto per fare una famiglia? Ah, certo, certo. I figli dei genitori separati sono sicuramente diversi, anzi. Secondo me dovrebbero frequentare scuole diverse e prendere pullman diversi. Vedrai, un giorno faranno delle sale cinematografiche apposta per loro. E poi le discoteche, i centri commerciali, gli ospedali. Pensa che affare. Ah, organizzeranno anche delle squadre di calcio. Apposta per loro e faranno delle partite tra i figli dei separati e i figli dei non separati. Stai facendo della stupidissima ironia. Ah, ma lo fai sulla tua pelle? Ti ricordo che non hai un lavoro e che non puoi continuare a vivere così. Mi sembri una ragazzina che cerca lo sbaglio in discoteca. Ma cosa vuoi insegnarmi a vivere, tu? Lo vedo, sai. Fumi e bevi fiumi di birra. E poi questi party organizzati in chat. Per me c'è qualcosa di poco chiaro. Ti usano come esca per farsi clienti. Nikita 86. Spero solo che la mamma non impari mai a navigare su internet. Se vede quella tua foto le prende di sicuro un coccolone. Ma è solo una chat. Comunque, se a te non va l'idea di venire a questa festa strepitosa, puoi stare a casa, di certo. Perderai un'occasione per conoscere un sacco di gente e divertirti. Beh, d'altronde, se a te piace passare i pomeriggi in oratorio, con due poppanti che suonano la chitarra e un prete che cerca di indicarti la retta via, beh, accomodati pure. Però ricordati, sorellina, che stasera ti addormenterai di nuovo sulle pagine di un libro, sognando un principe azzurro che non arriverà mai. Sei egoista, vanitosa e molto superficiale, ma tutto sommato hai anche parecchi difetti. Senti, non ho voglia di litigare. Quindi, se tu non vuoi venire a questa festa, nessuno ti obbliga.
Puoi stare a casa a fare la babysitter a tua nipotina, così evito di portarla dal bradipo. Ah, sai cosa facciamo la prossima volta? Organizziamo un party in un convento, eh? Baci baci! Stronza! Se volevi continuare a fare la cubista, non dovevi sposarti! Torna almeno ad un'ora decente, sono stufa di coprirti le spalle, egoista! Anch'io ti voglio bene! Vieni qui. Senti, cucciola, adesso giochiamo un po', ma prima devi promettermi una cosa. Quando sarai grande, tanti ragazzi vorranno uscire con te, promettimi che prima di sposare uno di loro, penserai a quello che sta succedendo alla mamma. A volte ci vuole più coraggio nel fermarsi che nel continuare.